A pagare il conto della crisi delle banche saranno i risparmiatori e lo Stato, cioè tutti noi. Ma perché le banche italiane sono entrate in crisi? A causa dei crediti deteriorati. Sono prestiti concessi a clienti che non li hanno mai tornati indietro o hanno preteso di cambiare a proprio vantaggio le condizioni del prestito per evitare il fallimento. Ma chi ha contratto questi debiti a rischio? Non le famiglie e neppure le piccole imprese messe in ginocchio dalla crisi. Spesso a non pagare il conto sono i grandi imprenditori privati, quelli ricchi davvero. Quali? Cominciamo da MPS. Tra i grandi creditori della Banca Senese c'è Carlo De Benedetti, editore di Repubblica ed ex proprietario di una grande impresa energetica, Sorgenia, che negli ultimi anni è entrata in crisi. Le banche, esposte per circa 600 milioni, invece di farla fallire preferiscono acquisirne le azioni. De Benedetti si salva dal crack, ma MPS per questa operazione nell'ultimo bilancio sconta una perdita di 36,1 milioni di euro. C'è poi il caso del crack del pastificio Amato, uno dei principali produttori di pasta del mondo. Quando l'azienda nel 2011 fallisce, MPS si trova esposta per 23 milioni di euro, impossibile recuperare il credito. Poi c'è Massimo Mezzaroma, ex patron del Siena Calcio, rampollo di una famiglia di costruttori, esposta con MPS per ben 85 milioni di euro. Quando nel 2014 la società sportiva porta i libri in tribunale, i debiti restano tutti in carico a MPS. Ancora c'è Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, attuale presidente dell'ENI. L'azienda di famiglia, un'importante industria siderurgica, ha debiti con le banche per 1,6 miliardi e lo scorso marzo ha chiesto e ottenuto di posticipare la scadenza di crediti per 492 milioni, un quinto dei quali in carico a MPS. Ma MPS non è l'unica banca in crisi, vittima di imprenditori VIP. Qualche altro caso ce lo racconta il quotidiano La Verità, secondo cui, ad esempio, Veneto Banca attende di ricevere 7,2 milioni dal senatore Denis Verdini. La Popolare di Vicenza avrebbe in pancia un credito deteriorato di ben 76 milioni prestati ad Alfio Marchini, costruttore ed ex candidato sindaco di Roma. La Popolare dell'Etruria, la banca il cui vicepresidente era il papà di Maria Elena Boschi, avrebbe 97 milioni di crediti mai recuperati con la società Acquamarcia di Francesco Bellavista Caltagirone. Mentre Unicredit, la grande banca che per far quadrare i conti sta per varare un aumento di capitale da ben 13 miliardi, avrebbe tra i suoi creditori imprese del calibro di RCS, Alitalia e la famiglia di costruttori Parnasi, quelli che vorrebbero costruire nella capitale il nuovo stadio della Roma.